E questa è la nona edizione della Festa della Ciliegia a Montagna Reale. Sì, diciamo che siamo giunti alla nona edizione, che in qualche modo è una festa che designa, diciamo, accompagna questa amministrazione dal giorno in cui ci siamo insediati, perché è stata una festa a cui abbiamo tanto pensato fin dal primo giorno. Noi ci siamo insediati il 16 giugno del 2008, siamo un'amministrazione che, diciamo, ha rappresentato la continuità, e quindi proprio nel segno di questa continuità si è pensato di valorizzare questo prodotto che era la ciliegia. Un prodotto che quasi era scomparso dalla tradizione culturale di questa comunità. Anche i grossi, diciamo, produttori locali avevano già abbandonato i terreni con le piante di ciliegio, e da quell'anno, che è stata in qualche modo una scommessa di questa amministrazione, abbiamo cominciato piano piano a pensare a far sì che la gente potesse ritornare a coltivare queste piante. E fino a oggi siamo giunti, abbiamo anche intrapreso questo cammino, che è stato quello di far sì che i produttori locali potessero portare sulla piazza il loro prodotto, il prodotto coltivato, e quindi anche per venderlo. E abbiamo provato, abbiamo tentato, credo che siamo riusciti, abbiamo raggiunto questo obiettivo. Chiaramente la ciliegia è un prodotto molto delicato, è un prodotto, se così possiamo dirlo, molto leggero, e di conseguenza, ecco, non è facile raccoglierle, non è facile conservarle le ciliegie in generale, quindi è un prodotto veramente difficile da trattare. Però sicuramente il gusto che alla fine questa ciliegia possiede, ovviamente, ci consente di dire che ne vale la pena. Quindi è stato un lavoro veramente difficile, ma credo che possiamo ritenerci anche in qualche modo soddisfatti del lavoro fatto e dei risultati raggiunti. Quest'anno in modo particolare, perché l'iniziativa è stata anche promossa, diciamo, in qualche modo, e anche sponsorizzata in maniera determinante dall'assessorato turismo, regionale turismo, che grazie anche alla collaborazione di Slow Food Sicilia ci ha inseriti in un programma regionale di spesa che tra l'altro consentirà al Comune di Montagna Reale ad avere finanziamenti per questa festa per i successivi 5 anni. Quindi ci consentirà anche, con la serenità che una festa di questo genere richiede, di poter continuare a portarla avanti. Quindi sono particolarmente orgogliosa, perché è stata una festa che è nata con me, che per me rappresenta l'ultimo anno che la potrò fare, nonostante che il prossimo anno non potrò più ricandidarmi, e quindi mi dà anche la serenità e la gioia di consegnare questa festa a chi verrà dopo di me, ecco, anche in condizioni, diciamo, ecco, sane, se così possiamo dire, perché ci sarà garantito un finanziamento, che ovviamente serve per poter realizzare una festa di questo tipo, e anche, diciamo, la formazione sul campo delle persone che potranno portarla avanti. Dovrebbe portare in qualche modo a conoscenza della gente questo culto della ciliegia. Esattamente sì, ovviamente l'obiettivo è questo: portare la gente non solo a Montagna Reale in questa giornata, ma anche, ecco, nelle giornate successive. Per esempio quest'anno abbiamo colto, secondo me, nel segno questo messaggio che si voleva ottenere, perché realizzare questa festa il 4 giugno significa, intanto, abbiamo avuto, ecco, anche l'opportunità di avere un quantitativo di ciliegie in questo periodo, che non è facile ovviamente all'inizio, e invece abbiamo avuto un buon quantitativo di ciliegie. Ma la cosa ancora più bella è che le ciliegie ci saranno nelle varietà che sono disponibili, appunto, sul nostro territorio per questo frutto, anche nelle settimane successive. Quindi chi volesse comprarle potrà fare riferimento ai produttori che oggi sono stati sulla piazza, ma anche per i produttori locali potrà diventare un modo per poterlo portare fuori e poterlo vendere. Okay, grazie. Into your eyes.
Bene Sindaco, noi ti ringraziamo per l'invito che tu ci hai rivolto oggi. Questa è una targa che noi ti consegniamo al nome del nostro Presidente Antonino Rocca, che purtroppo non è qui presente con noi, da parte di tutto il direttivo, ma soprattutto da parte di tutti i soci. Ti ringraziamo per l'invito, per la grandissima disponibilità, per l'accoglienza che ci ha fatto sentire veramente a casa. Grazie, grazie. Grazie a voi per essere stati qui a Montagnarele oggi, grazie. Grazie davvero. Qui a Montagna Reale in occasione della festa di Ciliegie, questo piccolo dono per te. Grazie, grazie. Questa è la nostra hobbista di Montagna Reale, Donatella Zinetti.